Per noi familiari ricordare il loro sacrificio oggi serve non solo per non dimenticare, ma soprattutto per soffermarsi e riflettere sulle penetrazioni delle mafie nella nostra società e fare in modo che questo non accada più. È questa l'eredità che ci ha lasciato Emanuela. Il 19 luglio rimane sempre una data per noi tutti, una data di un momento di grande commozione, di riflessione, di un momento di celebrazione appunto di coloro, i nostri eroi che persero proprio la vita nella lotta alla criminalità mafiosa. E di fronte ad un dolore, devo dire, che rimane veramente indelebile. Credo che come amministrazione, come istituzioni, come assessore alla legalità abbiamo veramente il dovere di non soltanto di celebrare e di ricordare il giudice Borsellino e i cinque agenti della scorta, ma abbiamo proprio il dovere di diffondere e sensibilizzare la comunità locale, soprattutto i giovani, coinvolgendo anche le altre istituzioni. Abbiamo il dovere di promuovere azioni di sensibilizzazione e di diffusione della cultura della legalità e credo che momenti come questi siano veramente importanti, non soltanto per mantenere vivo il ricordo, ma per confermare quello che deve essere il nostro impegno nella lotta alla criminalità.